euro per un barattolo di crema alle alghe anti-invecchiamento, tanto si è disposti a pagare per fermare i segni del tempo. Chi del bisturi proprio non ne vuole sapere, tenta di affidarsi alle creme di bellezza per far tornare indietro le lancette dell'orologio e fa scomparire rughe e zampe di gallina. Fluidi ricchi di principi attivi sempre più sofisticati vengono utilizzati come una vera e propria cura, creme sempre più costose, qualcuna paragonabile nel prezzo ad un lifting chirurgico. E se fino a pochi anni fa cosmesi e prodotti di bellezza venivano associati quasi esclusivamente all'universo femminile, oggi anche gli uomini si trovano alle prese con creme sfoglianti, balsami e lozioni di ogni tipo, una tendenza quella del prendersi cura del proprio corpo che secondo recenti ricerche coinvolge ben 9 italiani su 10. Ma usare male questi prodotti, secondo molti dermatologi, significa non avere i risultati sperati ed in alcuni casi si rischia addirittura di danneggiare la pelle. I medici estetici consigliano da sempre di non improvvisare, anche quando si tratta di un trattamento non particolarmente aggressivo. L'acido glicolico, per esempio, presente in moltissime creme ed efficace nel ridurre le rughe, così come le macchie della pelle, va usato con misura. Secondo la normativa europea, un cosmetico non deve superare la barriera cutanea, ma fermarsi in superficie, svolgendo un'azione soprattutto idratante e protettiva. Se invece le sostanze che contiene vengono assorbite in profondità, non si parla più di cosmetico, ma di farmaco. Le più note case cosmetiche hanno invaso il mercato e gli spazi pubblicitari, promettendo miracolosi effetti lifting, senza ricorrere alla chirurgia estetica, ma con quali risultati? Dottoressa Pizzetti, 2.500 euro per un barattolo di crema, quindi non per un bidone, per un barattolo di crema anti-invecchiamento. È così. C'è da distinguere le creme delle profumerie dalle creme delle farmacie. Noi dermatologi di solito peschiamo la crema farmaceutica perché abbiamo comunque un riscontro scientifico di solito. Quindi io devo dire che sono abbastanza ignorante nel campo della, proprio della profumeria, ma perché... Vabbè, 2.500 non è da profumeria. So che esiste, so come no. Da profumeria? Come no, so, da profumeria, sì. Cioè vado in profumeria, dico mi dia una crema, sì, poi passo alla casa, sì. Quant'è 2.500 euro? Sì. Dove tra l'altro devo dire che quello che la costituisce è scritto solo appena fra le righe, sì, lavorando nel dovuto istituto. Paolo Santanchè, chirurgo, buonasera, è collegato con noi da Milano. E lui sta facendo una campagna autentica contro certi prodotti della cosmetica. Io credo, temo, essendo non sospettoso di carattere, ma dovendolo essere per ragioni di mestiere, che lui lo faccia perché... forse ha paura che gli si tolga un po' di lavoro, nel senso che qualcuno dice alle clienti ma che vai a farti l'intervento, ma che vai sotto il bisturi, ma quelli sono dei sanguinari, ma io ti do una crema veramente miracolosa, fa la stessa cosa, è così? Allora il problema di interesse è veramente l'ultima delle mie preoccupazioni. La sfida che avevo lanciato su YouTube era semplicemente questa. Io sfidavo qualunque produttore di creme o di qualunque presidio non invasivo, reclamizzato come alternativa alla chirurgia estetica, reclamizzato come se potesse ottenere risultati chirurgici, effetto lifting, effetto lipostruttura. Adesso ho visto recentemente pubblicità per l'aumento e il sollevamento del seno addirittura, per il modellamento dei cuscinetti adiposi. Io li ho sfidati a ottenere il 20% di un risultato chirurgico, ma nessuno ha accettato la sfida. Dottoressa Pizzetti, vuole accettare lei la sfida? È diverso. Con le creme, ma io sono più per le punturine che per le creme. Nel senso, l'anticamera e la chirurgia, che non sostituiscono, per carità. Ci siamo arrivati. Però è l'anticamera, intanto per mantenersi benino. Poi dottor dopo Santanchè, intervengono con i chirurghi. Questa siringhina, riusciamo ad evitare il suo bisturi? Tutte queste cose che abbiamo a disposizione, dalle creme alle punture alla chirurgia, non sono delle alternative, sono complementari, perché la chirurgia non potrà mai fare quello che fa una crema. Le punturine hanno delle loro precise indicazioni e la chirurgia ha delle precise indicazioni. Per ottenere un buon risultato bisogna utilizzare tutte e tre. Qual è il problema? Che chi usa le punture cercherà di ottenere con le punture anche dei risultati che le punture non possono dare, purtroppo. Non è che si ferma quando ha finito il suo compito, per cui tante volte viene fatto un abuso
di questi farmaci che, e di questi mezzi che, quando sono utilizzati correttamente, sono assolutamente perfetti e insostituibili. Allora, dottoressa Pizzetti, prima c'era sono d'accordissimo, sì, nel senso che io prima ho detto è l'anticamera alla chirurgia, nel senso che serve a mantenere comunque la pelle fino a un certo punto. Sì. A un certo punto, come ha spiegato il sottosegretario, inizia da 25 anni l'invecchiamento genetico intrinseco, per cui non si inizia a 25 anni a fare le punturine, per carità, però dai 30 ai 35 si inizia a combattere, perché quando il solco si è già instaurato, poi dopo sì che vengono le facce gonfie. Quando si sta per instaurare, sì, è come un piccolo cemento che si rimette sotto man mano che la pelle fa le piccole iniziali crepe. A quel punto però, quando la pelle inizia a scivolare, o meglio i tessuti del viso iniziano a scivolare, come ha detto giustamente il professor Santanchè, a quel punto dovresti gonfiarle così per ottenere la distensione della cute. Effetti, allora ogni tanto, non è sbagliato. In giro allora si incontra, alzo le mani e interviene il chirurgo, che invece a quel punto deve rimettere a posto la parte muscolare. Alba, sfonda la porta. Scusate, stavolta di tanto, prego. Allora, testimonianza diretta, come stai messa tu con le punturine? Scusa, ma subito appena entrata. No, subito, ti appena entrata, dai, accomodati. Stiamo parlando, Non so di che cosa stai parlando. No, che guarda, facciamo, che abbiamo scoperto bello? Che se le fanno, sì, insomma, se ne fanno di tutti i colori anche, esatto, gli uomini, caro, sì, Bruno. Ho parlato solo di uomini in questo momento. E di fatti sono quelli che abusano. Infatti. Sì, ma che ci fai con la sinking man? È un po' inquietante, io sono arrivata di corsa. Sì. Mi vuoi fare una puntura? No, dico, tu hai mai avuto, stavo parlando dell'onorevole Boniver, che è stata, insomma, ha avuto un incidente molto serio con le punturine, e alla fine, quando ne ha parlato Margherita De Bacco, io ho avuto un incidente molto serio tanti anni fa con, diciamo, la famosa bocca che poi è rimasta sulla bocca di tutti, perché non volevo fare una... pensavo di iniettarmi del collagene, invece mi iniettarono silicone, e da lì la bocca rimase tale. E non c'è più niente da fare, a quel punto lì ti devi tenere la bocca che ti ritrovi. Guardi, ci è irreversibile. Addirittura delle carenze legislative, perché da quello che mi risulta il silicone nel 92-93 è stato vietato con un decreto legge, che però non è stato convertito in legge. Queste reazioni siano frequentissime per i filler, io lo so bene, tant'è vero che all'Università di Roma abbiamo messo proprio un ambulatorio per i danni da filler, quindi... ne vedo tanti. Posso dire una però cosa? Un conto è il filler, vorrei dire una cosa importante, ecco, quello che emerge in maniera molto forte è che tutti i danni creati da questa tipologia di interventi poi arrivano dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi dallo specialista che deve prendere in carico la persona, la patologia conseguente a interventi con degli eventi avversi, delle problematiche. Lo prende in carico il Servizio Nazionale questo? Non lo so, Sì, 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 è giusto. Purtroppo, perché purtroppo non tanti arrivano, perché non sanno dove rivolgersi, perché spesso nelle cliniche dermatologiche non ci sono delle situazioni, dei servizi appositi. Sì. Difatti noi abbiamo messo proprio nel nostro Dipartimento di Dermatologia e Chirurgia Plastica un ambulatorio proprio per questo problema, ma tanta gente non sa dove andare. Noi riceviamo sempre delle chiamate non da Roma o dal Lazio, ma tante volte dalla Lombardia o dalla Sicilia, di persone che dicono a chi ci dobbiamo rivolgere, perché sono dei per problemi. Per questo l'informazione è fondamentale. Sentiamo il professor Santanchè da Milano, che deve intervenire. Scusate, le confezioni dei clienti. Scusa Alba, dove intervenire Santanchè su questo punto, prego. No, giustamente l'onorevole diceva, poi questi problemi possono arrivare in carico al Sistema Sanitario Nazionale. Il Sistema Sanitario Nazionale prende anche in carico tutti i danni da fumo, da alcol e da altre cose del genere. Io penso che però, per quel che riguarda, non so, per esempio, eventuali interventi sulle protesi o cose del genere, normalmente il paziente si rivolge di nuovo al chirurgo plastico. Alle volte i problemi sono dei piccoli problemi che si sa che con gli anni si possono creare, perché comunque la protesi è un presidio che può andare incontro ad usura. Non necessariamente ci sono dei problemi legati a cattiva sanità, anche se il problema di base di tutte queste cose è quello che lei ha diciamo annunciato all'inizio: chi può fare e cosa. Ora, purtroppo in Italia la legge consente a qualunque medico neo laureato di fare qualunque cosa, perché la specializzazione
non è obbligatoria se non per l'anestesista e credo il radiologo che effettua radioterapia. Per cui c'è un sacco di gente che si proclama chirurgo estetico pur essendo specialista in nulla. La chirurgia estetica è una branca della chirurgia plastica, quindi il chirurgo idoneo a praticare la chirurgia estetica è lo specialista in chirurgia plastica e nessun altro. Quindi il fatto che qualunque persona possa, adesso che la legge Bersani consente la pubblicità, di iscriversi per esempio master in chirurgia estetica, che vuol dire qualche settimana di corso teorico a fronte di 5 anni di corso di specializzazione universitario in chirurgia plastica, crea una grossa confusione. Allora, purtroppo scusi, il consumatore non è assolutamente tutelato. Aspetti un momento, mi scusi. Questo è un sospetto che avevo da parecchio tempo, ma visto che il medico appena fatto l'esame di Stato può fare anche il chirurgo. Tutto. Può fare anche il neurochirurgo. Tu non consideri che la gente questo non lo sa. Anche benissimo. Il cardiochirurgo, il neurochirurgo, perfetto, il trapianto di fegato. Io lo dicevo oggi nella riunione di redazione. No, questo capite che quando molta gente salta sulla sedia, no? Quindi non solo, vabbè, soltanto che il cardiochirurgo non lo fa, perché non sapendo lo fare... Chiaramente ha paura di fare il cardiochirurgo, fa la punturina, perché è più facile. Però, esattamente, fa il... Io non so, fa anche il chirurgo plastico? Premesso che potrebbe farlo, ma c'è qualcuno che si azzarda? Sicuramente sì. Ecco. Queste persone, ovviamente, non avendo nessun tipo di specializzazione, che cosa fanno? La cosa apparentemente più facile, cioè il medico estetico. Perché? Anche più una volta era il dentista, dottor Vespa, una volta era il dentista, ora sì. I dentisti sono tanti perché c'è il corso di laurea, c'è la laurea in odontoiatria e quindi i medici non possono più fare i dentisti, i medici disoccupati. Però possono fare i medici estetici. Fanno i medici estetici. Però quindi, non è legale però, eh? Prego? Non è legale, eh? Non c'è una legge che possono farlo. È legale, purtroppo è legale. È legale dal punto di vista. Però non c'è una legge. Abbiamo posto sul tavolo del gruppo di lavoro presso il Ministero proprio questo dei percorsi formativi. Io condivido perfettamente la posizione del dottor Santanchè e anzi... veramente credo che su questo tema della formazione dobbiamo trovare assolutamente una soluzione molto chiara sui percorsi formativi, perché questo vuol dire già tagliare. Sì, ma non i master, io vieterei questi master da 4 soldi. Appunto per quello, noi dobbiamo avere una specializzazione che è l'unica che può abilitare una determinata tipologia di medicina. Io vorrei mettere, siccome voglio dire, io sono praticamente. Un giorno mi hanno detto lei è il nostro emblema, perché io passo per quella più rifatta d'Italia, in realtà mi sono fatta il seno e come si sa. La bocca. Io però sono a favore della chirurgia plastica, ma sono soprattutto a favore dei medici capaci, della gente seria, costi perché a rovinare costi. La Perfetto. Gente non Bene. Ci vuole nulla. Conferma 7-18? Sì, mediamente sì. Una cosa importante è però che le protesi più possono 7 più 18? Durare. Una via di mezzo. Una via di mezzo. Sant'Anchè? Sono soldi spesi bene. 7-18? 7-12? 18? 18 francamente mi sembra un po' caro. Sì. E anche perché mi risulta che le protesi più care costano intorno ai 1.800 euro. Quindi andiamo dai 1.000 ai 1.800. 4.000 sinceramente non le conosco. Nel nostro lavoro abbiamo la chirurgia ambulatoriale, la chirurgia di deospia, la chirurgia di ricovero. E facciamo degli esempi. Non Qual si è può. L'ambulatoriale? L'ambulatoriale è l'asportazione di un neo. E una blefaroplastica richiede un day hospital, cioè alcune ore di controllo dopo l'intervento e un ambiente adeguato. Un intervento di addominoplastica e mastoplastica sicuramente, a mio giudizio, specialmente se la protesi è sotto muscolo, cioè, quindi, la paziente va ricoverata un giorno. Sant'Anchè che dice? Sono perfettamente d'accordo che normalmente 24 ore di controllo ci mettono al riparo da brutte sorprese e oltre a star più tranquillo il paziente, secondo me sta molto più tranquillo anche il chirurgo. Certo, una blefaroplastica, un'orecchia a sventola, onestamente non possono portare a quei problemi che possono insorgere solo perché uno è andato a casa. Effettivamente il lifting è un intervento delicato, è molto poco invasivo il lifting moderno, però effettivamente se il paziente nelle prime ore non si muove e quindi passa la notte ricoverato, anche il risultato sarà migliore. Vorrei dire una cosa che riguarda l'organizzazione sanitaria in senso lato. Si parla di ricovero in fase acuta, poi sta alla scienza e coscienza del medico
dire cosa specificatamente rispetto a quell'intervento significa fase acuta e tenere conto delle condizioni cliniche generali del paziente. Quindi, al di là di tutto, credo che non sia un'opinione il ricovero o meno, ma ci debbano essere innanzitutto dei protocolli osservati da tutti nell'interesse della sicurezza del paziente e poi una elasticità legata a condizioni particolari o a situazioni particolari vissute dal paziente. Però non dimentichiamo mai che il principio di precauzione e di tutela della salute deve stare alla base di qualsiasi intervento, estetico o non estetico. Io sono qui per sancire questo in maniera molto forte e per dire che il Ministero pone grande attenzione al principio sacrosante della tutela della salute del paziente. Vediamo le donne occasione. Dello spettacolo che si sono rifatto il seno e che l'hanno detto e sono contente di averlo fatto. Valentina Finetti. Sino nuovo, vita nuova. È il trionfo delle scollature generose e Cristina Del Basso, la maggiorata 21enne del Grande Fratello, è già una diva di internet. Avevo una quarta, ma sognavo una sesta e me la sono regalata per i miei 18 anni, rivela la prorompente varesina. Ha sempre parlato con disinvoltura dei ritocchi estetici la schietta e grintosa Alba Parietti. Ho rifatto il seno perché il mio non mi piaceva. La novità è costata 15 milioni di lire, ammette nel 93 dall'alto di un palco televisivo. Scelta analoga per l'attrice Anna Falchi. Mai vista in copertina una donna senza tette, spiega. Avevo una simmetria e ho corretto il difetto. Ironica Pamela Anderson, la bagnina più famosa del mondo, confessa. Il mio seno ha subito più revisioni della mia auto. Nessun segreto per la showgirl svedese Victoria Silvested, che annuncia: l'intervento mi ha migliorato la vita, da quel momento sono diventata ricca e famosa. Decolte più rigoglioso anche per Simona Ventura. Sono una donna di spettacolo, meglio essere spettacolare, racconta la conduttrice. Era il suo cruccio dei tempi della corona di Miss Italia, poi anche Cristina Chiabotto compie la scelta. Sono alta 1,84, ho i fianchi abbondanti e mi vedo sproporzionata. Una terza misura è più in sintonia con la mia figura. All'età di 21 anni la cantante Anna Tatangelo rivendica con orgoglio il suo nuovo seno. Guardavo le altre e le invidiavo, ho pensato, ora o mai più e oggi mi sento bene. La bionda statuaria Elena Santarelli, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, è fiera della sua terza misura e sentenzia. Rifarmi il seno è stato il migliore investimento della mia vita. Ho impiegato 2 anni per guadagnare i soldi dell'operazione, ma li ho ripresi con una pubblicità di Intimo. E il suo corpo perfetto rimane il sogno di molte italiane.